La pieve romanica di Santa Maria misura 16 metri in larghezza e 25 metri in lunghezza. È divisa in tre navate che in origine erano segnalate da soli pilastri reggenti le travi. I pilastri erano originariamente 5 per ogni navata. I due verso il presbiterio furono abbattuti alla metà del Settecento. Le navate erano originariamente chiuse da tre absidi. Nella parete dell'altar maggiore si intravedono ancora i segni dell'abside di sinistra, successivamente inglobata nel campanile, e dell'abside di destra, abbattuta nel secolo XIX per costruire l'attuale sacrestia. Nel 1760 la società dedicata al Santissimo Nome di Gesù e a Maria Annunziata decise la demolizione dei due pilastri verso il presbiterio per lasciar maggiormente libero il passaggio dei fedeli durante le funzioni religiose, in particolare durante la processione che portava il popolo a visitare l'altare della Beata Vergine Maria. I pilastri furono legati da arcate. Vennero aggiunte le colonne ioniche e gli angeli reggenti candelabri a forma di cornucopie. Nello stesso anno vennero aggiunte le finestre laterali che compromisero gli affreschi. Lungo il fregio che sovrasta le arcate nella controfacciata possiamo leggere l'iscrizione che ricorda i lavori ed esprime tutto l'orgoglio della confraternita e della comunità per l'opera realizzata. L'altare maggiore che oggi noi vediamo è il frutto delle modifiche settecentesche, quando fu collocata la statua della Madonna, incorniciata da un dipinto ad olio di autore ignoto, della prima metà del Settecento, raffigurante la scena dell'Annunciazione. In alto a destra è raffigurata la Vergine Maria su un inginocchiatoio con le mani sul petto e il capochino, illuminata dalla colomba dello Spirito Santo. A sinistra è raffigurato l'Arcangelo Gabriele che con la mano sinistra porge dei gigli. La parte inferiore del dipinto presenta ghirlande di rose e gigli intrecciati a nastri. Sul fondo, al centro, due cherubini, uno dei quali osserva la scena. Nella nicchia la statua della Madonna. Realizzata in gesso dipinto, è rappresentata in atteggiamento di preghiera e di adorazione, seduta su un trono ligneo dorato, che termina nella parte superiore con una decorazione a conchiglia. La Vergine ha una veste rossa con decori e orli in oro.
ed è rivestita da un manto blu trapuntato di stelle dorate. Sulle sue ginocchia è disteso il bambino Gesù. Probabilmente si tratta di una copia molto fedele di un'antica Madonna lignea, oggi scomparsa, di cui si hanno notizie nelle visite pastorali e che presumibilmente si trovava sull'altare che apparteneva alla compagnia della Beata Vergine Annunciata. La statua è particolarmente cara ai fedeli di Santa Maria della Pieve che gli attribuirono poteri miracolosi soprattutto dopo il 1836, quando venne invocata per la fine del colera. Ai lati dell'altare, in alto, le due statue di legno dipinte interamente di bianco del secolo XVI rappresentano gli apostoli Pietro e Paolo, chiaramente distinti dai segni. La chiave per San Pietro. Il libro e la spada per San Paolo. Alle modifiche settecentesche si devono probabilmente le due porte di marmo abbellite da un festone di frutta al centro e da una conchiglia in marmo giallo. Nello stesso periodo l'abside centrale fu decorato con disegni d'angeli in volo, ghirlande floreali e nuvole. In queste raffigurazioni campeggiano sui due lati le scritte bibliche. Quasi cedrus exaltata sum in Libano. Quasi cupressus in monte Sion. Frasi che attribuiscono a Maria gli elogi che nell'Antico Testamento erano riservati alla sapienza. Nell'abside, dietro l'altare maggiore, vi è il coro in legno di castagno intagliato della fine del 1800, opera di un artigiano veronese. Lungo le pareti in alto sono collocati numerosi ex voto per grazie ricevute dalla Madonna.